Amici della Voce, oggi vogliamo veramente proporvi una puntata non soltanto della memoria, ma dei testimoni e delle testimonianze. Va da sé che ci sono veramente personaggi che hanno veramente creato quel qualcosa in più, quell'appartenenza veramente giusta, alla quale è giusto ogni tanto soffermarsi ed approfondire. Lo hanno già fatto anche altre realtà, anche più grosse della nostra, però noi qui oggi abbiamo ospite un personaggio veramente importante, è Franco Perlasca, figlio di Giorgio Perlasca. Intanto, buongiorno. Grazie e buona giornata a tutti. Allora, parliamo un po' della figura di suo papà, un uomo straordinario, ma vorrei fare un antefatto. Partiamo dalla Prima Guerra Mondiale, dove in pratica il luogo che stiamo raccontando fu in pratica deturpata, terre portate via, insomma gli proibirono addirittura di avere uno sbocco sul mare, e nel 44, nella Seconda Guerra Mondiale, entra in gioco in pratica la figura di Giorgio Perlasca, quest'uomo incredibile che salvò circa 5.200 erotti ebrei destinati a un massacro. Ecco, in soldoni, questa è la figura di suo papà. Si dice un eroe, però bisogna fare una discriminazione tra eroi e giusti. Sì, in effetti c'è una netta barriera, secondo me, tra l'eroe e il giusto. L'eroe certamente è la persona che nel corso della propria vita fa qualcosa di bello e di buono, ma poi, ma è una cosa abbastanza naturale, penso, se ne vanta, la racconta, magari ci guadagna anche qualcosa, nulla di particolare, nulla di negativo assolutamente, fa parte del nostro essere. Invece i giusti sono quelle strane persone che sono eroe per una parte della propria vita, poi si dimenticano quasi quello che hanno fatto. Pensano di aver fatto solamente il proprio dovere di uomini, nulla di più e nulla di meno, e chi fa il proprio dovere, si diceva una volta, non deve avere una ricompensa. Si parte proprio da Budapest, no? Dove suo papà, in pratica, approfittando di anche di un errore, diciamo così, lo fecero diventare console della Spagna, quindi Jorge, con questo nome, in pratica riuscì veramente a fare dei miracoli. Mi pare che però nessuno ne seppe niente, né tantomeno la moglie, né tantomeno i figli. Al rientro non ne parlò mai. Anche questa è la figura del giusto, un esercito di giusti silenziosi. Sì, assolutamente. Esiste un racconto della tradizione ebraica che a me piace ricordare, che dice più o meno questo. Esistono sempre al mondo 36 giusti, nessuno sa chi sono e nemmeno loro sanno d'esserlo. Ma quando il male sembra prevalere, escono a scoperto e si prendono i destini del mondo sulle loro spalle, e questo è uno dei motivi per cui Dio non distrugge il mondo. Finito questo periodo, hanno la voglia, la capacità, l'umiltà di tornare tranquillamente alla vita normale, quotidiana di tutti i giorni, dimenticando quasi quello che hanno fatto. E in effetti Giorgio Perlasca, quando ritornò dall'Ungheria, la sua storia in pratica non la raccontò a nessuno, nemmeno in famiglia. O meglio, lui scrisse anche le sue memorie, chiamiamoli così, il racconto di quello che lui aveva combinato in quei lunghi mesi a Budapest, ma non certamente per farsi bello, perché riteneva, essendo lui italiano, che il governo italiano dovesse sapere quello che lui aveva fatto, ed avendo lui usurpato il titolo di ambasciatore spagnolo, la Spagna doveva sapere quello che lui aveva fatto, perché voleva far ben comprendere che l'aveva fatto non per un tornaconto personale, ma per un motivo che poteva fare onore alla Spagna decisamente. Quindi scrive questo memoriale in tre copie. Una la consegna, siamo nell'ottobre del 1945, al governo italiano, uno all'ambasciatore spagnolo a Roma e l'altro solamente nel cassetto. La sua storia non interessa a nessuno in quegli anni e i motivi sono tanti. Lui si tiene la sua terza copia nel cassetto, che uscirà solamente a fine degli anni Ottanta, quando lui venne ritrovato da alcune donne ebree ungheresi che avevano cominciato a ricercare un diplomatico spagnolo, Jorge Perlasca, che le aveva aiutate e salvate durante la Seconda Guerra Mondiale. Si resero conto di questo inganno? Certamente. Ma un inganno tra virgolette, chiaramente. Certo, un'impostura, ma in senso assolutamente buono. D'altronde sono state tutta una serie di motivazioni storiche per cui questa storia non è uscita. Anche se tutte le persone
che dovevano sapere, la sapevano, ma nessuno aveva interesse che venisse fuori questa storia. Anche perché c'era una politica abbastanza in fermento, non era semplice. Suo papà ha avuto molte metamorfosi all'interno del suo credo politico, però quello che è emerso, indipendentemente dal credo politico, è stata quella della volontà di mettersi a disposizione per gli altri. E questo inganno, questo diciamo passaporto diplomatico, gli ha dato la possibilità di salvare tantissime vite, rischiando lui stesso. E tante volte, oppure qualcuno gli avrà chiesto, ma chi te l'ha fatto fare? Assolutamente, lui si è inventato in questa maniera un ruolo non suo, quello di ambasciatore spagnolo, lui che non era né spagnolo né diplomatico. Lui se ne sarebbe anche potuto andare obiettivamente dall'Ungheria a fine del novembre 1944, perché l'ambasciatore vero di nome Sanz Britz, quando lasciò l'Ungheria, diede anche a lui un salvacondotto per arrivare in Svizzera. Però non se la sentì di lasciare tutte quelle persone, tutti quei protetti, perché capiva che se se ne andava anche lui, questi sarebbero andati verso una morte certa. Sicura. E quindi un'azione dopo l'altra, un passo dopo l'altro, iniziò a proteggerli, riprendendo l'azione che già stava facendo, e poi nei mesi successivi allargò anche il raggio di azione, inventandosi anche con molta fantasia, molto mediterranea oserei dire, anche questo nuovo tipo di salvacondotto che aveva una valenza legale e giuridica. Prima c'erano tanti salvacondotti che non volevano dire niente, tutti lo sapevano ed era un po' così, ne giravano troppi. Lui si inventò questo nuovo salvacondotto che aveva due fatti storici a supporto. Il primo, 1492, Isabella la Cattolica caccia gli ebrei dalla Spagna, gli ebrei sefarditi, che poi si disperdono per tutta l'Europa. Nel 1924 poi Primo de Rivera, che è il primo ministro spagnolo di allora, fa una legge con cui ridà la cittadinanza spagnola agli ebrei che l'avessero richiesto. Mettendo assieme una sorta di mix questi due fatti storici, nasce questo documento che dice più o meno questo: vostri parenti in Spagna, che ovviamente non esistono, hanno richiesto per voi la cittadinanza spagnola che viene concessa. Non essendo il viaggio possibile, rimanete qui sotto la protezione del governo della bandiera spagnola. Questo è il primo dato. Sì, ma gli ebrei erano un po' merci di scambio anche per questi qua, voglio dire. Alla fine loro commerciavano per avere più terra a disposizione e quindi commerciavano anche gli ebrei in qualche maniera. Sì, beh, era una merce di scambio, essendo anche se poi la situazione dell'Ungheria dal punto di vista della Shoah era molto particolare. Era una situazione positiva da una parte e molto negativa dall'altra. Positiva nel senso che fino a marzo, fine marzo del 1944, le persecuzioni in Ungheria non c'erano. Gli ebrei avevano le leggi razziali, certamente, erano discriminati dal punto di vista sociale e amministrativo, ma non andavano nei campi di sterminio, perché il reggente, l'ammiraglio Horthy, anche qui è la contraddizione di un paese che non ha lo sbocco al mare, però il capo dello Stato, il reggente, è un ammiraglio, era l'ultimo comandante della flotta imperiale dell'impero austro-ungarico. Ma a parte questo, che è sinonimo però delle contraddizioni di quel paese, sino a marzo del 1944 non ci sono persecuzioni, che iniziano proprio allora, quando la guerra sta andando malissimo, i tedeschi la stanno perdendo, gli ungheresi alleati lo stesso, e le truppe dell'Armata Rossa stanno arrivando in Transilvania, che significa minacciare la stessa Ungheria. A quel punto Hitler capisce che deve andare avanti con la soluzione finale velocemente anche lì, manda Eichmann, e in 4-5 mesi vengono uccisi i due terzi della popolazione ebraica del paese. Circa 800.000 erano gli abitanti di religione ebraica, 200.000 ne sopravvissero. Però tutto questo avvenne in un arco di tempo assolutamente ristretto, mentre negli altri paesi la Shoah era andata avanti per 4-5 anni, qui in pochissimi mesi si consumò questa immane tragedia, che fu di una violenza estrema. Quindi anche questa è una situazione totalmente diversa. Ecco, diciamo che poi dopo hanno fatto anche dei film, in mente Schindler's List, che in qualche maniera
dava l'idea di questo uomo eroico, sì, per certi versi, non giusto, perché comunque sapeva anche fare i suoi interessi. L'Italia in questo è un po' sciocca, si fa perdere dei momenti importanti per poter dimostrare che ci sono dei patrioti, sì, da poter portare non in palmo di mano, ma proprio da poter essere un emblema in questa società che sta un po' scricchiolando. Sì, ma proprio per il fatto che i giusti non raccontano la loro storia, forse in questa società non sono particolarmente simpatici, uso questo non fanno termine, audience. Non fanno audience, perché fanno il loro dovere silenziosamente. Noi ce ne abbiamo tanti giusti. Yadav Hashem ha riconosciuto, sino a qualche mese fa, circa 470 giusti italiani. Giusto è la persona che salva almeno la vita di un ebreo durante il periodo della Shoah, questo è il primo dato. Il secondo dato, che è molto bello, è che lui non può raccontare la sua storia, perché se la racconta non sarà certamente un giusto, sarà certamente un eroe, ma non un giusto. E secondo me il giusto è un eroe con un piccolo grande valore aggiunto, ma devono essere persone terze a raccontarla. In effetti, quando è citato la storia di Schindler, è molto emblematica questa storia, perché lui è stato certamente un eroe, perché riuscì a salvare 1300-1400 ebrei in quel periodo, in quella maniera molto rocambolesca, raccontata nel bellissimo film di Spielberg, ma non fu certamente un giusto. Perché poi, tornato nel suo paese in Germania, oltre a vantarsene, e quello ci può anche stare per carità, lui visse tutta la sua vita mantenuto da queste persone. E in effetti Yadav Hashem, che è l'istituto israeliano che dà il titolo di giusto fra le nazioni, una sorta di tribunale del bene, perché ha la struttura di un tribunale, dei nostri tribunali, però non dà condanne, ma dà un titolo, quello di giusto fra le nazioni, per due volte gli negò questo titolo. E fai conto che era anche presieduto questo tribunale da un certo Moshe Beinsky, che era uno dei suoi salvati, quindi era favorito titolo, da questo... È un titolo importante, voglio certamente dire. Gli venne dato solamente, ma giustamente a questo punto, perché la realpolitik è importante, quando uscì, e al terzo tentativo, il film di Spielberg, e lui divenne tutto sommato il simbolo dei giusti. E riuscì anche, nei primi anni 90, a riportare un po' la Shoah e quello che era successo in quegli anni all'attenzione. Prima non se ne parlava assolutamente di quanto era successo. Quindi ebbe questo merito, e quindi si meritò anche questo titolo per questo motivo. Io rimango incantato dal suo racconto, perché è un racconto talmente vero, ma che addirittura ha del paradossale, no? Lei parla di 450 giusti, mi pare siano 20.000 nel mondo, sì, su una popolazione planetaria di 6 miliardi di persone. Mi viene in mente ancora una volta Sodoma e Gomorra, quando Dio proprio disse, sì, trovami 50 giusti e io salverò Sodoma e Gomorra, poi alla fine ce ne fu soltanto uno, e quindi detto la punizione. E Dio si accontentava di 10. Sì, si accontentava, per cui ne hanno trovato uno solo. Quindi credo che questa sia la chiave di volta. C'è un personaggio veramente di una potenza esagerata. Ma il bello di questi giusti, se ne trovano un po' dappertutto, anche in provincia di Vicenza ce ne sono 6-7, magari nessuno li conosce, esatto, nessuno sa i loro nomi, nessuno sa bene cosa hanno fatto, ma anche qui in provincia di Vicenza ce ne sono 6-7. Franco, io vi faccio una domanda, cioè essere figlio di un personaggio di tale spessore, che ahimè forse è poco rappresentato, ma credo che in una famiglia, un figlio, cosa si sente dentro? Cioè, ne va fiero, orgoglioso, è normale? Cosa si sente anche di dire nei suoi sentimenti, le sue sensazioni, anche quando parla di suo papà? Immagina i giovani, che poi dopo è la cosa più importante, certo, la testimonianza ai giovani, questi giovani che sono un po' disattenti, continuano a dire spritz, alcolici, lo sballo, eccetera. Come si fa a rapportare lei con questa figura importante? Credo che comunque il gene della famiglia sia un gene partito da un giusto, quindi io mi inchino. Penso che la cosa più importante sia proprio la parte finale, riuscire a parlare con i ragazzi, perché sono un po' la speranza nel nostro futuro, obiettivamente.
anche il testamento un po' di Giorgio Perlasca era rivolto ai ragazzi. Lui in una trasmissione, quella di Vinoli, uscì con una bellissima frase, che io penso sia un po' il corollario alla sua storia, ma anche alla storia di tutti gli altri giusti. Alla domanda, lei perché vorrebbe che la sua storia venisse ricordata? Lui rispose in maniera molto semplice, molto diretta, senza preparazione, ovviamente perché era una quasi diretta. Io vorrei che questa storia venisse ricordata affinché le giovani generazioni, sapendo quello che è successo, sappiano anche opporsi a violenze del genere se mai dovessero verificarsi. Ecco, questo penso sia il testamento più bello lasciato da Giorgio Perlasca anche a nome di tutti gli altri giusti. È quello che io mi sento anche di portare, di rappresentare e con i ragazzi, specialmente delle scuole, perché sono delle coscienze ancora in formazione e quindi di ricevere degli esempi finalmente in positivo, dopo tanti esempi in negativo che ricevono dalla televisione, dalla carta stampata, dai mass media, dalla vita quotidiana di tutti i giorni, penso sia importante per farli anche riflettere poi. Lei nella sua vita ogni tanto si fa delle domande, il silenzio dei giusti diceva prima, che poi là i motivi del suo povero papà, è un po' soffocato dal rumore degli atteggiamenti, atteggiamenti che a volte sono veramente disastrosi, mi viene in mente anche i programmi televisivi, ma proprio la vita che conducono i giovani, tante volte non si mette in discussione, cioè, chi me lo fa fare? No. È un qualcosa, quello che sto facendo, che mi piace, che mi rende felice e mi rende contento. Poi, se devo dire, adesso per carità c'è una grande sovrapposizione con i mass media, con tutto quello che succede, ma un certo modo di essere purtroppo si è sempre verificato. Cito sempre dalle memorie di mio padre, che lui descriveva giornalmente quello che succedeva. Un esempio bellissimo da un certo punto di vista, ma che potrebbe stare anche ai nostri giorni, obiettivamente. Racconta della notte di Natale o della vigilia di Natale del 44 a Budapest, quando lui entra all'hotel Ungaria, mi sembra, scortato sempre da due poliziotti con cui girava, e viene affrontato da un suo connazionale, c'è il nome completo anche nelle sue memorie, poi anche nel libro che uscì, è stato messo solamente ovviamente gli iniziali per la privacy, che lo accusò in maniera molto violenta di aver tradito l'Italia perché aiutava i nemici dell'Italia, gli ebrei. Questa era una persona che aveva aderito dopo l'8 di settembre a Budapest alla Repubblica Sociale Italiana con tutte le conseguenze Dove del suo papà prese le caso. distanze, mi pare. Certamente lui non aderì alla Repubblica Sociale Italiana. I gendarmi lo allontanano e questo continua a essere molto aggressivo. La guerra finisce e mio padre torna in Italia. È alla stazione di Venezia e vede arrivare questa persona qui. Sono passati 6-7 mesi, 8 mesi, non una vita, che sorridente gli va incontro per salutarlo, quasi per abbracciarlo, e gli dice di essere stato nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale responsabile dell'approvvigionamento per la provincia di Venezia. Ecco, questo era un esempio di una persona che in 6-7 mesi passò dall'estremismo fascista a un altro estremismo, che è un po' anche la fotocopia o la cartina di tornasole di quello che è successo dopo e che purtroppo sta anche succedendo adesso. Trasformisti, mi Sì, pare. certamente. Mentre Giorgio Perlasca, uno dei motivi, secondo me, per cui, uno dei tanti motivi per cui nessuno ebbe interesse a far uscire questa storia, è che lui continuò a avere le sue idee, ma sempre con la propria testa e non si piegò assolutamente a niente e a nessuno. Quindi non era congeniale a niente e a nessuno. Probabilmente se si fosse messo, tra virgolette, al servizio di qualcosa, qualcuno sarebbe diventato una persona, tra virgolette, Ma importante. Però, sarebbe poi rimasto soltanto un eroe, non più un giusto. sì, forse anche meno di un eroe a quel Ecco, punto. un'altra domanda, poi siamo quasi in chiusura. Io credo che ogni figlio, se
sia di mamma che di papà, sente che ha qualcosa in più di un genitore o dell'altro. Prima di arrivare a questa domanda ne faccio un'altra. Sì. È quello del senso dell'appartenenza allo stesso, al tricolore italiano, che sembra che sia un po' minacciato a destra e a sinistra, a seconda delle convenienze, per la verità. Ecco, un uomo che ha vissuto con un uomo di Stato, perché comunque Giorgio Perlasca ha dimostrato di essere un uomo di Stato, indipendente e scevro dalla politica. Ecco, cosa vuol dire sentire questo tricolore a volte veramente buttato per terra? Mio padre amava l'Italia sopra di ogni cosa. Amava la bandiera italiana, amava tutto quello che riguardava l'Italia, anche in maniera forse eccessiva. Ricordo che negli ultimi anni, quando andava a fare la spesa con mia mamma, accompagnava mia mamma, si arrabbiava e vi faceva rimettere giù i prodotti che non erano provenienti dall'Italia. Ce ne fossero tanti così. Erano anni diversi, perché adesso abbiamo l'invasione totale. Lui amava, ripeto, sopra ogni cosa la sua patria, quella con la P maiuscola e la bandiera italiana. Anche mia mamma, perché mia mamma è venuta a mancare il 27 agosto di quest'anno, quasi 100 anni, ancora pochi mesi avrebbe compiuto 100 anni, ma tra le sue richieste aveva chiesto che venisse messa una bandiera nella bara. Proprio per questo. Una condivisione familiare importante. Sì, anche sì, assolutamente. Ecco, l'ultima domanda che volevo farle è proprio questa, cioè cosa si sente, lei cosa ha dentro di suo papà, cosa si porta dentro di suo papà? Ma io penso di aver riscoperto mio padre in ritardo, forse l'ho riscoperto veramente, o l'ho scoperto veramente pian pianino anche dopo la sua scomparsa, dopo il 1992, forse prima davo tutto per scontato. Forse non avevo tempo né voglia di pensare, forse per tutti arriva il momento di pensare e di ripensare. Per me è arrivato pian pianino dopo la sua morte, ma non subito, con un lungo, lungo cammino. Alla fine sono arrivato a una conclusione, che la sua storia è importante ricordarla, quello che ha fatto, non tanto per raccontare la sua storia, se non sarebbe, non dico banale, ma insomma un po' ripetitivo, semplicemente, ma perché lui, secondo me, rappresenta un po' l'esempio di tutti i giusti, di tutte quelle persone che sono sempre esistite, esistono e per fortuna esisteranno, e che sono un po' la speranza in un mondo migliore per tutti noi. Si parla di un esercito di 36 persone che saranno pronte per sostenere le sorti del mondo. Sì. Ma soprattutto parlare con i ragazzi, secondo me, di qualcosa di positivo e importante. Sino a qualche anno fa, anche quando si ricordava il 27 di gennaio, si parlava sempre della tragedia, i 6 milioni di ebrei uccisi, sempre l'aspetto, tra virgolette, negativo storico, certo è importante, però detto questo, secondo me bisogna dare anche a questi ragazzi un'alternativa, far vedere che delle persone qualsiasi sono riuscite a fare qualcosa nel loro piccolo. Se tutti. E se tutti fanno qualcosa, questi piccoli mattoncini diventano dei grandi muri. Speriamo di aver fatto capire questo. Speriamo, sì. Io, Franco, la ringrazio tantissimo per la sua cortesia e anche per la sua testimonianza, e credo che testimoniare faccia bene, specie se si testimoniano questi avvenimenti. Speriamo. Grazie. Grazie a voi.